Ciao a tutti, ciao Ormai Marco e un saluto a tutti gli amici di Telequattro, naturalmente. ti conosce tutta Italia, da Radio 24 a Striscia la Notizia, ormai fai le imitazioni di Conte con Conte, quindi ormai cioè, ti conoscono tutti, insomma. Sono abbarbicato, non ci posso fare nulla. Poi con l'ultima, diciamo, performance di Giuseppe in inglese, insomma, ce le porta su un piatto d'argento, non possiamo non approfittare, Ti ecco. dà da lavorare in questi giorni. Tra l'altro la conferenza stampa serale è diventata, non dico un appuntamento fisso, ma quasi se non c'è ti preoccupi. No, non è una conferenza, è un video party notturno su Facebook, è diverso. Guardi, guardi Stabile, glielo dico con estrema sincerità, con le nostre misure restrittive e anche abbastanza abbarbicate, io sono sicuramente molto fiducioso, però in questo momento io resto a casa e invito anche i cittadini triestini a rimanere a casa possibilmente abbarbicati. Tra l'altro, Andro, tu sei rimasto a Milano, quindi sei in vera e propria zona rossa sin dall'inizio. Sì, purtroppo, dico purtroppo perché avrei preferito anch'io tornare a casa dalla mia famiglia, visto che mia moglie, mio figlio e la mia cagnolina Thea, ecco, sono a Trieste. Dovevo prendere un treno, pensa, dovevo prendere il treno a inizio marzo, non mi ricordo se il 6-7 marzo. E il mio treno è stato soppresso. È stato soppresso e poi i miei amici, siamo collegati tutti via chat, come puoi immaginare, mi hanno detto: Andro, alla stazione di Milano c'è un assalto alla diligenza pazzesco. Vedi di evitare perché se non hai preso il coronavirus, là te lo prendi di sicuro. E poi sono saltati i treni, poi tra un provvedimento e misure restrittive e l'altro, sono rimasto qua. Anche devo dire all'inizio per prudenza, perché non volevo portare a casa questo virus malevolo. Stiamo lavorando anche col ministro degli esteri Luigi Di Maio, che essendo un ministro che non conosce bene la lingua inglese, quando parla agli interlocutori, ai presidenti come possono esserlo Macron e la Merkel, non si fa capire e questo è un bene per noi italiani. Zlatan, ma per te, no, come dire, quanto contano gli altri 10 in campo? Cioè, come dire, siete alla pari oppure, come dire, c'è uno che guida e gli altri che seguono? Tu, Marco Stabile, fai troppa televisione. Tu, come giornalista, non capisci niente. Are you afraid of me? I am the best of all, ok? Non esistono altre persone. Ho visto che avete in redazione anche giornalista donna. Donna deve andare in cucina a stirare, va bene? E tu, Marco Stabile, voi giornalisti non capite niente. Io ho giocato in PSG, ho giocato in Barcellona. Ho giocato in grandi squadre, voi dovete sapere che io sono migliore, ma tu Stabile non sai niente, tu fai troppa televisione e anche Toyo fa troppa televisione. Toyo che mi vedi lì in regia e non dici niente, devi fare persona seria. I am the number one, io so io e voi non siete. Beep!